Ciao a tutte, nuovo video. Allora, oggi vi parlo di YouTube per chi è agli inizi o per chi ha, diciamo, pochi iscritti o poche visualizzazioni, non riesce a capire il motivo. Allora, io sono all'incirca 8 anni, quasi 9. Ho passato, vi dico un attimo la mia storia velocissima, proprio in modo molto veloce. E ho passato, diciamo, i primi inizi che con YouTube. Non avevo la partnership e l'ho richiesta in un'altra società, perché comunque mi ricordo che anni fa, insomma, c'erano delle difficoltà per riuscire ad avere la partnership. Allora, io all'epoca, appena ho iniziato, diciamo che eravamo poche creative, per cui avevamo tantissime visualizzazioni al mese, per cui le cose erano un po' diverse. Poi ho smesso, insomma, mi sembra per circa 3 anni, se non quasi 4, e ho ripreso che è 1 anno e mezzo. Allora, detto questo, perché so molte cose? So molte cose perché ovviamente mi informo, ma non faccio nulla per poter cambiare. Allora, chi inizia con un nuovo canale che vuole iniziare deve dare un'impostazione al canale. Prima dal nome, ovvio che se io metto un nome, che ne so, adesso non mi viene un nome, CC179,33. Ovviamente sarà un pochino più difficile che memorizzare, ecco, come Dolci Riflessi o che ne so, Luana e altre cose, insomma, un nome semplice che tutti possono poi ricordare. Oltre questo, quando si inizia bisogna dare l'impostazione al canale. Vi dico prima i miei errori. Io ho iniziato questo canale facendo soltanto tutorial e gli acquisti che si fanno per questo hobby. Cosa è successo? Come ho cambiato un pochino il tiro, ovviamente il canale non interessava a nessuno, perché i miei iscritti sono persone che seguono tutorial di perline. Se io dovessi far vedere cose, non ne so, come ho provato con l'uncinetto, faccio un esempio, non interessa a nessuno. Posso comunque pubblicarli, ma non interessa. Per cui fare dei video attinenti a quello che è il vostro, diciamo, hobby. Allora, se iniziate un canale e fate soltanto, parliamo ora su Touch, tutti gli iscritti comunque seguiranno su Dash. Come cambiate un pochino, interessa un po' poco. Per cui se iniziate un canale e volete fare un hobby a 360 gradi, fatelo subito, nel senso iniziate il canale con diversi tutorial. Perché parlo di tutorial? Perché quello che interessa di più sono i tutorial. Allora, se io voglio iniziare, il canale cresce, se io dovessi fare 2 tutorial a settimana, io avrei tantissime visualizzazioni e le portano perché alle persone interessa fare il click, vedere e ricreare il tutorial. Se io il mio canale non è strutturato con il chiacchiericcio, ovviamente interessa poco e non viene guardato. Qui tutto è come impostate il canale. Poi si parla molto per quanto riguarda le visualizzazioni. È molto importante, come noi YouTubers facciamo sempre, comunque pubblicare nei gruppi, perché nei gruppi comunque dà visualizzazioni. Se io pubblico un tutorial e lo faccio vedere in un gruppo, il gruppo clicca perché gli piace e a noi ci piace, insomma, divulgare e comunque è tutto gratis. Perché dico gratis? Perché si parla poi di monetizzazione, vi sto facendo un quadro un po' generale. Allora, la monetizzazione di YouTube è un po' strana. Allora, adesso le cose sono cambiate, comunque ci vogliono 1000 iscritti e 4000 ore per avere la partnership di YouTube. Allora, 1000 iscritti e 4000 ore. Come le ottengo le 4000 ore? Che sono tantissime. Ovviamente in base a voi come impostate il canale. Io comunque faccio questo video per voi, per cui che insomma siete tutte creative, per cui parlo di creatività. Allora, se il mio canale è impostato su dei tutorial, ovviamente dovrò fare quelli, no? Tutorial, anche se è un po' difficile, perché metto un attimo uno stop in quello che sto dicendo. Ci sono canali in cui fanno tutorial 2 o 3 volte alla settimana e avere la costanza di farlo sempre. YouTube premia. Se io faccio 2 tutorial a settimana e per un periodo sofferma 3 mesi, poi ne faccio 2, sofferma altri 4 mesi. I tutorial vengono visti, sì, ma YouTube non te li sponsorizza, non te li fa girare, non te li fa vedere.
per cui vuole la costanza. Quello che serve un canale è la costanza, anche un video a settimana, ma sempre ogni settimana un video. E questo fa sì che YouTube fa vedere il vostro video, lo fa girare comunque. Questo è molto importante. Poi è ovvio, tutto dipende da come lo impostate. Io adesso che ho impostato un canale che è soltanto di tutorial, che ho iniziato anni fa di solo tutorial, se io cambio qualcosa, tutorial per l'inosi, se io dovessi cambiare qualcosa non piace, non viene visto. Questo io lo so, ma comunque lo faccio lo stesso, io faccio un caso a parte, non mi interessa. Parliamo di monetizzazione. La monetizzazione viene dopo i 1.000 iscritti e 4.000 ore. Allora, le 4.000 ore è molto facile. Se si fa una live, si prendono molte ore. Diciamo un canale un po' più grandicello interessa poco fare la live, insomma, per prendere, perché già da sé comunque durante il mese comunque le ore si fanno, cioè se io ho 250 video comunque ci arrivo subito alle 4.000 ore. Però chi è agli inizi deve comunque faticare un po'. Le live aiutano tantissimo a avere le 4.000 ore. Questo è un consiglio che vi do. Le live, fare vedere i prodotti, insomma, questo aiuta tantissimo. Poi, per quanto riguarda la monetizzazione, dipende dagli iscritti. No, non dipende dagli iscritti, dipende dalle visualizzazioni. Quanto si prende? Questo è molto utile perché dice io voglio monetizzare, cosa, comprare un pacchetto di perline, no? Facciamo un esempio. Allora, se io devo fare ecco, facciamo un esempio così, faccio un tutorial e viene visto in un mese da 1.000 persone. Bisogna dire prima quanta pubblicità mettiamo dentro, perché possiamo decidere di metterla all'inizio oppure metterlo ogni 8 minuti, ogni 10 minuti, certo non ogni minuto, sennò non viene eseguito poi il video, fa sì che vengano delle pubblicità. Allora, insomma, io non potrei dirlo perché YouTube non vuole che si dice quanto si guadagna, perché ogni YouTuber fa sé. Perché dipende dalla qualità, diciamo, della pubblicità, che tipo di pubblicità, insomma, se viene vista dall'inizio fino alla fine, sono tantissime le cose, però diciamo che su 1.000 visualizzazioni puoi prendere dai 50 centesimi o prendere anche 1 euro, insomma, non si sa, questo non si sa come decide poi YouTube, per cui il fatto di poter prendere tanti soldi su un tutorial, devi avere tantissimi iscritti in maniera di poter monetizzare poi bene con le visualizzazioni. Per cui, insomma, bisognerebbe avere 50.000 iscritti per poter concretizzare bene. Insomma, poi se uno che ne so, dice a me bastano 20 euro al mese, quella è un'altra cosa, insomma, questo è. Allora, poi YouTube paga ogni 70 euro, cioè quando arriva ai 70 euro ti paga. Non ti paga prima, ma non, cioè noi creativi devi avere insomma dai 50, 100.000 iscritti, devi avere tantissime visualizzazioni. Quando si parla di influencer che prendono tantissimo su YouTube, prendono perché? Perché hanno, che ne so, hanno 300, 400, 600.000 iscritti e ogni video viene visto da 20.000 persone. 20.000 persone in tutto il mese con i video già caricati, che ne so, 1.000 video già caricati, e lì sono soldini, perché devi vedere poi a fine mese quante visualizzazioni hai fatto. Cioè, se hai fatto 10.000 visualizzazioni, avrai preso, che ne so, 9, 8, 10 euro. Se ne hai fatte 100.000, ne puoi prendere anche 200 euro, anche quello poi dipende. YouTube non è uguale per tutti il pagamento. Cioè, ve lo dico perché io conosco altri YouTubers anche che hanno tantissimi, tantissimi iscritti e vi dico che non è uguale per tutti. Per cui non c'è questo grande ricambio, cioè, di denaro. Questo no, bisogna avere veramente grossi, ma grossi numeri. Però, se vogliamo crescere con il canale, bisogna essere costanti ogni settimana, ma anche un video. E poi seguire
quello che le persone gli piace, no? Se io apro un canale e gli piacciono solo i tutorial, però voglio parlare di psicologia, è ovvio che vengo seguita meno. E questo è il discorso. Poi, ecco, io per esempio ho un canale che è vasto, lo sto cambiando un po', lo so che comunque mi do la zappa sui piedi, però non mi interessa perché tanto non si monetizza. È talmente poco che a questo fine non mi interessa. Per questo noi YouTubers diciamo sempre che facciamo questa cosa, ma non ci prendiamo molto. Poi c'è chi conosce queste cose e fa 2 o 3 tutorial a settimana, che si impegna e riesce ad avere tante, che ne so, 50, 60, 100.000 visualizzazioni al mese. Comunque riesce a monetizzare un bel po', si parla sempre di poco, perché bisogna avere dei grandi, grandi numeri per riuscire a monetizzare. E altre cose, insomma, che vi posso dire, vediamo un po', a parte, poi c'è la parte analytic che potete andare a vedere dove vi dice tutto, se un video viene guardato dall'inizio fino alla fine o seppure viene interrotto. Per esempio, io posso parlare, che ne so, di Soutage e noto comunque che il video non viene guardato per nulla, viene a tanti click, però non viene guardato, viene interrotto dopo, che ne so, 1 minuto, o scusate, 1 minuto e 20, insomma, vi dice tutto e questo vi fa capire. Poi c'è chi, insomma, si muove in base a come l'analytic che ci consiglia, e c'è chi, ecco, come me, non gliene può importare niente, fa come gli pare, perché io so i video che possono piacere e i video che non piacciono, però alla fine ognuno poi decide se proprio per seguire un filone, nel senso decido di fare i numeri e vado dritta per il mio percorso, e chi invece, ecco, come me, è un po' farfallona, ecco. Questo è. Insomma, io ho cercato di spiegarvi tutto, forse era meglio che qualche domanda, era insomma molto meglio, però è questo che così funziona. Bisogna poi mettere i tag sotto che sono importanti, si possono ricercare con Google, nel senso vedere quali parole chiavi sono più importanti, senza insomma mettere cose diverse che sono attinenti al nostro video. Si può fare una ricerca. È molto importante scrivere il titolo che corrisponda al video, che ne so, Soutage, tutorial, orecchini, è bello specifico, metterlo nella descrizione, perché la descrizione poi va sul motore di ricerca di Google, per cui bisogna, insomma, sistemare tutto il video e poi pubblicarlo, mio figlio, e poi pubblicarlo nei vari social. Questo aiuta tantissimo. Ecco perché noi YouTubers, se ci vedete, poi facciamo un video e lo pubblichiamo ovunque. Non è quanto fare insomma pubblicità, ma anche perché se facciamo un tutorial ci piace poi condividere, perché poi alla fine non ci si prende nulla e lo facciamo proprio perché ci piace farlo. Questo perché ho sentito molto questa cosa che ci sono dei grossi guadagni. Io vi dico che non ci sono i guadagni. E ecco, possiamo fare un esperimento. Dopo possiamo vedere, casomai nel gruppo, quanto con una sola pubblicità, quanto si può prendere con tot visualizzazioni. Io vi dico che si prende assolutamente poco. Questo è passione. Poi, se lo fate proprio perché volete crescere con il canale, perché io voglio crescere, però poi alla fine mi sta un po' stretto fare solo tutorial, perché il mio canale è nato così. Però se voi iniziate, fate tutorial, chiacchiericcio, che ne so, fate del pasta polimerica, uncinetto, iniziate così, fate gli hobby a 360 gradi, allora in quel caso vengono visti tutti. Chi si iscrive un po' per esempio per il crochet, un po' si iscrivono per la pasta polimerica, si iscrivono, credo, per i bijou e per altre cose. Il mio canale è prettamente quello, e per cui io come cambio non interessa. Se io dovessi, ho fatto dei piccoli esperimenti, per questo vi dico, che ho provato a fare con la Big Shot, ho provato a fare con l'uncinetto, proprio non vengono assolutamente visti, non interessa, perché i miei iscritti
vogliono altro, cioè dovrei aprire un canale a parte, anche se poi alla fine li faccio lo stesso, come avete ben visto. Io spero di aver detto non tutto, però al limite facciamo così, mi lasciate delle domande, io farò in modo di rispondere o con un altro video, che è più facile, così riesco a parlare meglio, oppure insomma vi scrivo sotto. Però questa diceria che si guadagna tantissimo, vi dico che bisogna fare i numeri e ci vuole la costanza, lo ripeto, ogni settimana bisogna mettere le parole chiave, la descrizione, mi raccomando il titolo e bisogna fare una ricerca, bisogna stare attenti in quello che si fa e quello che piace, se vogliamo proprio crescere. E poi la costanza, al primo posto c'è la costanza, pubblicare periodicamente i video. Perché così YouTube fa in modo di sponsorizzare continuamente il vostro canale. Allora, io penso di aver detto quasi tutto, non tutto, però ho voluto fare un video super veloce, insomma, 15 minuti neanche tanto, però in maniera di potervi aiutare. Possiamo fare che questo è il primo video e in base alle vostre domande, alle vostre richieste, di quello che mi è sfuggito, vi posso fare un nuovo video, lo ripeto ancora, se non vi ripeto sempre, e oppure insomma vi scrivo sotto. E un bacione a tutte e grande questo gruppo. Ciao!